Ciao a tutti ragazzi, bentornati, sono S27 e oggi voglio mostrarvi un altro mazzo. Vi piacciono i fossili? Vi piace l'archeologia? Bene, allora ho il mazzo per voi, perché questo mazzo è un bellissimo fossile, un pezzo di pietra. Grazie al suo fossile sconosciuto, che sostanzialmente è uno strumento ma conta come un Pokémon di 60 di vita, si riesce a fare una roba un po' particolare. È forte questo mazzo? Se gira sì, il problema è che è assolutamente instabile, perché si basa fondamentalmente, si parte il primo turno con Luxray. Quindi io ho un solo Pokémon base in tutto il mazzo, che è Radiant Greninja, che se non fossi obbligato a tenerlo, manco quello terrei. Terrei semplicemente 4 pere di Luxray per andare giù deciso. 160 di vita, Seeking Fang 50 danni e prende due allenatori in mano. La particolarità di Luxray è che se ce l'hai nella mano iniziale, lo puoi giocare come Pokémon attivo. Quindi io voglio garantirmi il fatto, insomma, questo sbilanciamento su Pokémon base, che penso che non esistono in questo mazzo, voglio sbilanciarmi a giocare Luxray di primo, quindi mulligare magari un po' di volte, cosa che non capisco, perché se gioco 13 Pokémon mulligo tipo 7 e se in questo mazzo mulligherò uno forse. E vabbè, ma le cose strane di PTCG, ma ancora da PTCGO, cioè questo è vecchio. E puntare poi a giocare i fossili. Quindi dopo aver messo Luxray di primo, che ha ritirata 0, Seeking Fang eccetera, giocare i fossili, che sono sempre forti, e si evolve in Kranidos, che vabbè, non è particolarmente, fa 20 più 40 più quando energia. La cosa grossa è sto coso qua, che è 170 di vita e Jurassic Hammer fa 240 di danno con 2 energie, a condizione che l'avversario abbia 4 o più carte in mano. Di solito succede, quindi non è un grosso peso. E la bellezza di questo mazzo è che, appunto, avendo così pochi Pokémon, posso permettermi, almeno voglio provare, a giocare le Trimball, che è tipo una delle carte che più mi piacciono, ma non è amore e odio per questa carta, insomma. Perché nessuno la gioca, però ti consente di mettere in gioco qualsiasi Pokémon senza condizioni. Però la condizione in realtà c'è, perché tu devi pescare la Trimball dei premi, e quindi devi cercare di infilarcela nei premi. E come ce la infili nei premi? Grazie a Peonia, che può scambiare 3 carte premio dalla mano con 3 carte premio, cioè 3 carte dalla mano con 3 carte premio. Quindi tu dovresti cercare di tirarti in mano, grazie alla bellissima abilità, all'attacco di Luxray, Seeking Fang, ti tira in mano 2 allenatori. Oh, guarda caso, una Peonia e una Trimble, se c'è già in mano una Trimble, insomma, vedi quello che ti manca, la infine nei premi, e dopo ci tiri fuori i Pokémon grossi. Quali Pokémon grossi? Annihilate, perché è enorme, sto coso fa un sacco di danni con un'energia, quindi direi proprio di sì. E Machamp, che è grossissimo, che ha 300 di boss. Se l'avversario ha 3 o meno carte premio rimanenti, sto coso prende più 150 di vita, quindi diventando l'unico single prize con 300 di vita in tutto il gioco, che è tipo il doppio di quello che dovrebbe avere, e che lo rende abbastanza fastidioso. Oltre che Storm Galmarariat fa 100 danni più altri 100 danni se vuoi, e però se attivi questo effetto il prossimo turno non può attaccare. Insomma, per 100 danni e torno dopo attacca, dipende chi devi pestare. E tutto il resto, vari allenatori, Ryan, Judge, Boss Order, Arven. Quindi sono abbastanza sicuro che le prenderò male, però è divertente il mazzo, quindi volevo farvelo vedere, secondo me può avere senso, ecco. Allora, quindi entriamo in arena e vediamo il nostro mazzo fossili. Real Mark, ok. 10. Tipo 2010, 30 anni sto a combattere 13 anni su Pokémon. Cosa ne sto facendo della mia vita? Olè, chi inizia? Allora, basta lo Sbox, perché nel test ho già visto che contro lo Sbox questo mazzo non funziona. Se per favore potete evitare di pestarmi malissimo. E chiaramente si parte di Radiant Greninja, perché la vita fa schifo. Lo Spox. Yahoo! Venga l'idea, la risata tipo alla gioca, non è possibile ogni volta.
Fammi ammazzatore. Quando guardi la mano e capisci già che non hai, tipo, non esiste possibilità nell'universo che tu vinca questa cosa. Cioè, hai già perso con le carte che ci sono in gioco, fondamentalmente, non ha senso. A meno che non mi arriva, non lo so, riesco a fare doppio fossile. Grazie, no, non ho idea, cioè. Pesco Peonia, faccio Dream Ball, ma già due erano Dream Ball nelle prime tre. E prendo due fossili di gioco, forse, allora forse, ce la faccio recuperare. Poi, ecco, tra l'altro, mi dice, vabbè, sono partito Mario, ma l'avversario è partito tipo con la mano che è sceso, praticamente è scesa praticamente la Madonna a consegnargli la mano. Yeah. E vabbè, che cosa devo dire io? Ancora un po' di roba? Manca una fettina di culo? Dici una mano della Madonna, cioè proprio gliela portata, cioè gliela consegnata. Avete presente il dono d'Adamo, no? Così come. Vabbè, ok. Sto per fare un MV su One Piece. Mi sa che sarà il mio prossimo progetto di giugno. Vediamo a che punto sono gli episodi di One Piece. Se siamo già verso la fine di Wano. Se si riceve tutto il materiale per fare l'MV. So magari devo aspettare ancora un po'. Spero che. Tanto inizio a rivedermi tutto One Piece. Così mi segno i punti salienti. Un mulligan. Ama mulligan anche lui. Siamo contro Gardevoir. Ok. Si può fare, chiaramente. La resistenza è preponderante, ma si può fare. Tika mulligan no. Boh, non è neanche così male sta mano, ce la possiamo fare, no? Luxray, doppio fossile. Doppio fossile. Prendo Arven, un altro XP share. E una bull. Seeking Fang. Una Peonia e una Dream Ball. Dream Ball ce la godiamo finché si può, poi quando gireranno Yone in 4x penso che la Dream Ball non la si potrà più giocare. In realtà ecco, almeno c'ho un problema. C'ho un problema in meno più che altro. Così non mi pongo il problema di giocare la Dream Ball. Dream Ball non si gioca. Quando c'è Yone in 4x la Dream Ball non è più un'opzione. Ah.
su o giù? My turn, ok. Peonia. Uno, due e la ciampa che non serve a niente. Prendere un energy search. Una ultra ball. Candy ed energy search. Calyrex chiaramente è resistente a terra, che renderà tutto più complicato perché faccio 2,40 su di lui, quindi. Ecco che arrivano gli amici Simpa. Quindi con 2,40 gli faccio 2,10 e Calyrex a 3,20, no? Quindi resta 10 di vita. Che bello. Ciapa il mio fossile. Boh, prova a fare ordini del capostruttore, ma è uguale, tanto lui ritira, poi riassegna tutto. Energie contenere a 3. Vabbè, inizia a danneggiarlo, che devo fare? Seeking Fang. E vado a prendere un altro fossile. Uno shopping center. Shopping center può aspettare al momento, in realtà.
cosa abbiamo imparato oggi di lezione? Non si devono giocare i fossili. Se i fossili nessuno li gioca, un motivo c'è. Seeking Fang, che vado a prendere. Caramella ce l'ho, vado a prendere una Dream Ball e una Peonia, giusto? Sì. Mai si vide un tale accanimento contro i fossili. Magari riesco a fare qualcosa. Ordine del capo. Pam! Ci credo. Non posso ritirarmi. Ah, però glielo uccido, attenzione. 6-5-4. E fossile. Seeking Fang. Qua proprio me l'ha lasciata fare, perché palesemente me l'ha lasciata fare. Manco posso giocare. Dovrei giocare gli acqua se proprio dovessi fare qualcosa. Dream Ball, perché almeno tiri fuori la Dian Grey. O Psico. Ma il Psico non ha bisogno, perché è talmente forte Psico in questo momento. Boss.
shopping center. Vai di testate! Minacciosissimo col Machamp. Ce l'hai con me, eh? Shopping center. Speechers di lui. Ora prende un'energia. Attestate! A voi ordine del capo ho vinto io praticamente. No, anche una fune di fuga gli basta teoricamente. Pokestop. Yep. Oh! Una win. Ma la concede, cioè, ma l'ha fatto, m'ha fatto giocare, m'ha fatto giocare, c'è da dire che m'ha fatto giocare. Però non ci si sputa sopra. Rage Fist. Ok, Rainbow Aspregio. Almeno gioco, ok. Il mio Oppo va primo. Giustamente come dovrebbe essere. Diventa tipo 4-5 perché è 5, come è giusto che sia. Olè! Lost Spots.
Vabbè, è chiaro che parte meno, cioè, dici carte in mano. Già pensare alle cose brutte che mi farà quella di Angara Ninja, guarda. Potessi almeno ucciderlo in un colpo, ma non posso neanche. Di Angara Ninja è un po' bannabile come carta, a mio avviso. Cioè, fa tutto da solo in determinati mazzi. Insomma. Veramente scorretto. Drimbole Peonia. Sta qua a giocare un mazzo meta contro quelli che testano. Vai in ranked, sei lì che giochi lo Xbox da campionato del mondo, esci da dei test. Fune di fuga, Cramorant. Colress, adesso piglia fune di fuga e mi attacca al fossile. L'unica speranza che ho adesso è pescare una terza Dream Ball e non calare più niente. C'ho finta di niente. Dream Ball. No, mi serve un fossile adesso, perché devo far sì che l'avversario eviti di tirarmi in testa quel Dragonite. Cosa che sta già pensando abbondantemente di fare. Non escape, sono indovino, sono. Vabbè, quello è abbastanza ovvio come mossa. Pesca anche uno in più. No, devo pescare Dream Ball, Peonia, tirare su un fossile. Metto il fossile in panchina, attacco e mi preparo. Interessante. Peonia. 1, 2, 3. Escape nope. Ci proviamo, ma è dura.
Sikin Feng, vado a pigliare boss e un'energia. Se comunque vada qualcosa al prossimo turno, non dovrebbe l'avversario farcela adesso a farmi il culetto a strisce. Quindi, ipoteticamente, se tutto va bene, io al prossimo turno gli tiro Rampados. Non so di cosa conviene fare Rampados. 14 carte in mano. Un po' male Rampados, lo fa. Clara. Praticamente tutto il mazzo in mano. Ma anche in Pokémon non ci potrebbe essere il limite di carte in mano. Dice a fine turno scarti 6 7 più carte in mano. Se hai 8 più carte in mano, le scarti. Fai un limite a 8, ok? Fai il limite a 8. Se hai 9 più carte in mano, le scarti finché non ne hai 8. Non tutti gli altri giochi. Seal, ok. Gioca due Forest Seal. Particolare. Escape, nope. Il mio escape, nope. Nel dubbio. Ah, sta giocando male, comunque mi sta facendo giocare anche lui. Però, almeno, questa posso dire di aver fatto qualcosa. Seeking Fang. Dreamball, sì. E chi prendiamo? Lui che è grosso. Luxray. Che intenzioni ha il nostro simpatico amico? Beh, oggettivamente dovresti usare la Dream Ball, però piuttosto che usare i dinosauri qua. Se c'è qualcosa che vale la pena di essere usato, credo sia Magnezone. Lightning Round, ok.
tanto davanti il Luxray, un'energia, accesso, ok. Shopping center, lo spacco. E ora, Ryan. Prendo un'energia. Questo devo fare boss su Confi, probabilmente. Ma c'ho sempre tempo a farlo dopo. E Jurassic Hammer. Yes. E a 4, quindi direi che possiamo permetterci di mettere Machamp. Minacciosissimo anche questo. Attenzione, attenzione che fa la cagata, attenzione che fa la cagata. Ma non è che ha molte scelte su Quadrampodos, eh. Edge Gate, ok. Mi mischia, ok. Quanto fa? 20 o 30 danni? 20 danni. Salta il suo. Radiant Greninja. E faccio boss su Ryan. È andato, ce n'è, meglio ce n'è ancora uno. Posso farlo dopo. Boss. Vado a prendere Ryan. Machamp, sei tutti noi. A parte che è gigantesco questo Machamp in ogni caso. Abbiamo un problema.
colla adesso. Attenzione. È andato un solo boss, è andato. Lui questo non me lo può shottare. Se faccio Ryan Energy Search, vado a pegliare boss. Niente extra damage. Liscio. E anche questa l'abbiamo vinta. Perché ha la board bloccata, quindi non può fare niente. Oibo. È perso contro un Machamp. 300 di body, c'ha. Crisis Muscle. Questo non ti salverà. Ah! È grosso, eh? Che si fa? È un problema. È un problema lo stesso. O lo riesce a curare tutto e allora hai vinto. Però no, neanche, c'ho boss in mano, anche se lo curi tutto hai perso lo stesso. È gigantesco sto coso, hai visto? Ma che bello che è. Cosa gli diciamo? Quella che è tutta la board piena? Sì, hai 11 carte in mano. Ma qualcosa da lì non ce lo levi mica. È giunto il momento di dirci addio. Extra damage, yes. E già, vittoria. Si deve chiudere con una vittoria. Questo non pensavo di vincere. Però quel match un po' alla fine è stato abbastanza provvidenziale. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Vi aspetto al prossimo video. Spero che di incontrarvi presto. E alla prossima. Ciao.